col dito, Falziuma! Falziuma in Bloody! Con questi ultimi 10 si arriva a 500 aperti in questa live. No, non è ludopatia, non è ludopatia, non è ludopatia. Non spendete soldi su questo gioco? Ma no, assolutamente. Fondi, ma non avete dei fondi, un lavoro? Ma manco se avete i fondi, ma ci stanno a posto i video in cui spendo io per non farli spendere agli altri. Esatto. Veramente, no, Nico, shoppaglielo, ti ha regalato un super content. Devo fare un attimo una valutazione, aspettate 2 secondi. Sì, sto facendo il calcolo se riesco a pagare le tasse, se riesco a pagare la bolletta dell'acqua shoppando questo cimelio. Riesco ad avere la corrente il mese prossimo. Riesco a comprare il pane e l'acqua per vivere. Che infamata. Eccolo! Ragazzi, oggi parto con ringraziare Giorgio, che è il ragazzo che ci ha fatto aprire i pacchetti, perché è stata un'esperienza provante, devo dire, proprio a livello fisico e mentale, praticamente 3 ore consecutive ininterrottamente ad aprire pacchi Apex. Però è stata una bella serata, mi sono divertito. E poi c'è una cosa soprattutto che mi ha fatto un botto di piacere che volevo sottolineare, ossia il fatto che fossero almeno per la maggior parte pacchetti tenuti da parte. Perché diciamocelo, è facile almeno potenzialmente buttare un botto di soldi nel gioco o comprare un sacco di pacchetti, mentre tenere da parte pacchetti per così tanto tempo fino ad arrivare a questa cifra ci vuole una pazienza che boh, non riesco neanche a immaginare. E poi appunto il fatto che abbia deciso dopo così tanto tempo di farli aprire a me mi ha fatto piacere. Detto questo, commentate qui sotto per finire nel prossimo video, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per aiutarmi ad arrivare a 100.000 iscritti. Se volete vedere altri contenuti miei, mi trovate in live su Twitch tutti i giorni, link in descrizione e buona visione. Partiamo col mettere le cose in chiaro. Io lo so che ci sarà qualcuno di simpatico che scriverà una roba tipo: ma non è il chest opening, pack opening, perché siamo su Apex, più grande d'Italia. Mio cugino calabrese, fan di Zeb89 e di Sabaku no Maiku, aperto 700 pacchetti. È un meme al video di Ciccio Gamer. Bella. Bella. Sei carico, Stegec? Sei carico, Stegec? Minchia, non vedo l'ora. Un botto. Ti sento, eh? Non ho mai sentito una persona più carica. Ma sei entusiasta di sta roba figa? 408 pacchetti. Allora, di questi, c'è la maggior parte tenuti da parte o shoppati? Entrambe. Entrambe. Da che livello circa non apri pacchetti? Dal più o meno livello in che sia 200. Dal livello 200 che non apri i pacchetti, cioè, madonna. 280 non apri un pacchetto. Io non ce la farei mai, io l'ho detto, cioè io appena vedo un pacchetto Apex non riesco a resistere all'impulso, cioè io lo apro immediatamente sempre. Ma la pazienza è virtù dei forti. Sì, ma infatti io non sono mai arrivato a 2 pacchetti. Io non sono mai arrivato a 2. Quindi immagino forti. 408. Allora, Stegec, cioè, ma devo partire io? Non è giusto, secondo me è ingiusto, perché se parto io è meno probabile che lo trovi io il gemello. Pure se inizia Ribbo, quanto uguale, per me c'è problema. Cioè, aspetta. Ma che cazzo sei? Su FIFA stai? Sei un coglione. No, su Fortnite. Ma che cazzo, ma sei serio? Allora facciamo bet, quanti Heirloom? 0, 1, 2 più, cioè no, 2 più comprende il 3, 4. Una cosa di cui sono curioso, stavolta mi ricordo di controllare subito. Allora, badge leggendaria ne hai 138, così vediamo quante ne troviamo in totale su 400 pacchetti. Materiali creazione. Materiali creazione sta a 780. Sì, sì, Heirloom hai detto ne hai uno solo. 100 leggendarie le troviamo di sicuro. Vabbè no, 100 vorrebbe di uno ogni 4 pacchetti, minchia. Heirloom ne è uno solo. Ogni 30 è garantito, no? Ogni 30. Grazie. Ma tu, quando hai trovato l'Heirloom, il primo hai smesso di aprire pacchetti? Esatto, ed era... Ok. 50 pacchetti rimanenti. Vabbè, oggi almeno un altro lo troviamo, palese, cioè... Ma se non lo trovi te lo offre Stegec, scusa, cioè... Ma no, cazzo! Ma cos'è il cazzo? Possiamo fare, facciamo così. 152 pacchi io, 152 Ribo e 104 lo Stegec, 104 finali, va benissimo. Godo. Sì, minchia. Allora facciamo l'1v1, io e Ribo che ne abbiamo 152 a testa, chi trova più leggendarie. E chi vince, non vince un cazzo. No, perché purtroppo con Ribo non puoi fare le scommesse perché non ha niente da giocare. Ribo non ha niente da giocare. E beh, perché io invece... Tu sai che c'è, tu c'hai intanto una sorella. Intanto ce l'ho pure io una sorella. Vabbè dai, ora di partire, perché sennò veramente si fanno primo pacchetto. Dopo domani arriviamo. Immaginati già... subito al primo. Oh, triplo blu. Ma non è vero, il primo era bianco. Ma state trollando, ma raga. Oh, io, tra l'altro, gli ultimi pacchetti che ho aperto io non sono andati molto bene. Cioè, nel mio account, l'ultimo pacchetto che ho aperto nel mio account è quello in cui ci stavano 2 oggetti e basta. Olè, quindi doppia. Per ora. Sì, vabbè, figa. Ma è l'inizio, Stegec! Che pacchetto deve arrivare?
Aspetta, appunto, è quello che stavo dicendo. 408 meno 152 fa 256. Quanto fa 408 meno 152? 256. Siri con la voce da Massimo. Mamma Ribo che fa la risub, oh, primo viola. Epica. Oh, tra l'altro con 400 pacchetti non so se finisci tutti gli oggetti blu, ma più o meno. 404. Immaginati, immaginati io quando, se dovrò mai ripostare sta roba su YouTube. No, 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 no. No. Forza Nico. Ce la puoi fare, se stai ascoltando la mia voce. Dai cazzo. Sì, mentre che edito. Dai cazzo, dai. Dai, manca poco, altri 400. Ah, oh, almeno una leggendaria, figa. Vado. Quanto siamo? Solo 13 in aperti. Cosa? No, vabbè, perché? Segech, stai zitto che io... Madonna, ti ricordi nel tuo account l'ultima volta che t'ho trovato? Sì, sì, te lo ricordi, Segech? L'Airloom, quante leggendari t'ho trovato? Quante leggendari t'ho trovato? Tipo 20. Tanti, su... Il penultimo poco bene che mi hai fatto, fa cazzo... Vabbè, il penultimo, ma che importa? Dai, avanti, va cuccia. Mamma mia, veramente, dai, su... E ogni 30, sì, una leggendaria ogni 30. Ha fatto il saltino? Ma noi vogliamo il pacchetto... Oh no! Ci ho creduto anch'io. Alla... Va bene. Drop migliore finora. Quando è che mi posso sabbare per andare su YouTube? Quando esce un oggetto leggendario devi stare pronto a tryhardare a sabbare. O quando esce il cimelio. Oggetto leggendario, sei abbastanza sicuro. Grazie Manu, grazie per la sub. Cercherò di metterti lo stesso se non mi dimenticherò. Minchia arrivo. Oh, skin per Gibbo. Oh, ci sono andato vicino. Ma è bella questa, ma è... Oddio, ma perché non l'ho tipo mai vista? No, è bella, è figa. C'ha i colori tipo verdi della monster. Grazie mister, ciao. Una leggendaria per Nico. Sì, sì, ma infatti teniamo il conto. Ma immaginati che tipo Sekech con 104 pacchetti batte sia me che Ribo. Sarebbe tipo... 104 leggendari. Madonna, c'ha asfalti. Sarebbe la fine, sarebbe. Vabbè, cercherò di ricordarmi. Se metto la chat sullo schermo. Sì. Va bene, lo farò. Eccoci qua con la chat di lato pure, mamma mia. Salutate ora, questa parte la metto su YouTube. Basta, finita. Se non l'avete fatto avete perso l'opportunità, fine. Kir, non prendi, Giorgio, se lo trovi? La skin... No, la skin di Bloody. Sì, quella che non ti piace a te, lo so. Ma io lo do. Perché? Perché sei... Ah, beh, perché c'ha già l'Airloom di Bloody. Allora fantastico, non te lo trovo. Io amo Bloody. Prenditi io. No, vabbè, ci sta. Alla fine sei mini Bloody, cioè l'Airloom già ce l'hai. Airloom assicurato. Sì. Assicurato al pacchetto numero 104 che aprirà Stegach. Che squadra tifo, il grande calcio Padova. Grandissimo calcio Padova, miglior annata 2010-2011 col gran Daniel Cutolo in attacco. È giusto. Droppa una leggendaria, sto impazzito, una sola, oh! Mamma mia. Stegech, se indovini... Doppio viola! Ribo, se indovini a quale pacchetto esce il cimelio... No. Ti pago il viaggio per il Lucca sciondolo. Comics. Vabbè, però i materiali, A quanti pacchetti stai? Okay. Sto 364. Al 364 adesso. Ok, 267. Leggendaria. Adesso tipo dico leggendaria ad ogni pacchetto, poi su YouTube metto solo i pacchetti in cui trovo le leggendarie e sembra che li predicto tutti, tipo gli oggetti leggendari. Minchia, leggendaria. Oh, facile. Alleluia. L'ho detto io. Vabbè, no. Ancora, per il Mirage. No, che sfona. Epica. Epica. Viola, ha detto io. Epica. Nico alla fine quando apre OnlyFans con Stegech, ma io lo voglio fare. Ste, vuoi? Cosa? OnlyFans insieme. Cosa ci postiamo? Bah, gameplay di Apex. Leggendaria. Oh, leggendaria. Proprio lui? No, è bella questa. Questa è fighissima. Questa io la volevo da un botto. Cioè, appena avevo iniziato a giocare. Grazie Kevin, sera, grazie per la resub. No, questa è bella. Bella. Leggendaria? Stavolta veramente, minchia. Back to back. Predictata pure, mamma mia. Back to back predictata. Ha la variante nello shop adesso? È questa? No, era settimana scorsa, cazzo! Stegach, se noi ci apriamo OnlyFans, secondo me c'è un botto di gente che si iscrive anche solo per il meme. Leggendaria? Se l'Airloom esce al pacchetto 69 o 104, gifto un cimelio di loba a random in chat. Leggendaria? Questa va leggendaria! Leggendaria! Doppia viola. Leggendaria! No. Leggendaria! Guarda. Tra poco devo uscire.
Ma che è? Ah, quello del Kirby. O lo spray, questo penso o lo spray più brutto del gioco. Secondo me o lo spray più brutto del gioco e ne ho trovati tanti. Oddio, non è che questo sia tanto meglio, nel senso... È meglio quello di prima. Sì, probabilmente sì. Ma veramente, cioè, le grafiche... Oh, una volta che non lo dico, minchia. Le grafiche degli Holo Spray fanno veramente cagare. Che male il braccio. Allora, cioè, la versione nera è più bella. Sì, è black vero. Is better. No, quella blu e nera d'anterista. Once you go black, you never go back. Ma leggendaria back to back come prima. Oh, la madonna! Oh, non escono mai leggendarie, ma quando ne esce una escono tutte di fila. Ah, questa è bellissima, questa è bella, questa versione è bella. Rampart, questa sì, è quella di Rampart, gli smitragli in faccia. Questa è molto carina. Sto solo a 6 per ora. Cimelio. Magari. Materiali viola. Ma materiali viola ti sono usciti tipo 3 volte, 4. Leggendaria, dopo il pacchetto a razzo, leggendaria. E la ma... Vai. Ma il pacchetto prima è andato via a razzo. No, l'avrei... Ma è bella, dai, cioè... Ho preso 100 di tuo... Leggendaria. Quella! Proprio lei. Oh, no! Finalmente! No. Ma come no? Ma è l'oggetto come migliore so? Che puoi trovare, 600 come materiali! So? È l'oggetto migliore che puoi trovare... No, 8 oggetti leggendari ancora, 0 o lo spray leggendari e parecchio strano, infatti ora uscirà il prossimo oggetto... Ma what? Leggendaria! Uella! Una sorta... O lo spray, adesso ecco. Sarà lo spray, ma palese, l'ho chiamato! No! Le motte dell'Octane! Io da Min Octane sono felice! Qua in codice binario c'è scritto Stack e c'è Suka. Cosa abbiamo trovato fino ad adesso? In 8, 9 leggendarie? No, ma secondo me... Oh, eccola. Leggendario viola. Secondo me esce più di un Cimelio. Me la sento. È da evento! Ma che cazzo... Ma tutte e due sono da evento! Esatto! Mi ha dato la combo! Ma devi diventare May Mirage, Heirloom di Mirage, cosa? Oh, ma ti ha dato la skin da evento con la posa da evento. Sì, più, aspetta, più il banner... Sì, il banner qualche pacchetto fa, è vero. Il banner leggendario, è vero. Stegec, mi dicono Stegec piscia seduto. Cosa? Mi dicono Stegec piscia seduto. Ah, cioè, minchia! Eila! Oh, leggendaria? Sfondo per Mirage? No, sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello. Stegec piscia seduto e caca in piedi. Con i cavalli. Leggendaria. Una volta non ci stava il comando togli tutto sui pallini rossi. E tu dopo aver aperto tutti sti pacchetti dovevi veramente andare mamma uno mia, alla volta. Sì, una rottura di scatole assurda. Sì, sì, io mi facevo le sessioni di tipo mezz'ora per togliere tutti i pallini. Avevo un pacchetto, uscivo fuori per vedere. No, dove stava, io aprivo tutti i pacchetti, poi mi mettevo a togliere tutto. Heirloom adesso. Che era leggendaria. No, però no, non male. E la spitti. Che brutta non è. Ma pure quella di Octane è d'evento. Sì, potevo mettere il counter con epiche leggendarie. Vabbè, ma sto tenendo il counter a mente. Delle leggendarie stiamo tenendo a mente. Ci abbiamo 12, il badge. Vai, 12 stiamo. Siamo a 12. Leggendarie stiamo a 12, sì. Pacchetto razzo. È lui. Razzo? Cimelio, vai. 12 leggendarie per me. No. Dopo vediamo quante ne trova Ribo, quante ne trova Stegec. E quello che ne trova di meno al rogo. Doppio viola. E ti devi fermare. Ah, ecco le leggendarie. No. Non male. Materiali. Materiali. No. No. Minchia, che culo. Fantastico. Che culo. Questo è il mio ultimo pacchetto. L'ultimo. Per chiudere. Niente. No. Allora, chiudo con 13 leggendarie trovate. 13 leggendarie. No, aspetta. 13? Allora, sì. Dal badge vediamo. 11 più i due oggetti, cioè i due materiali, sì, 13. Ribo è il tuo momento. Ribo è il tuo momento di gloria. 4.000 materiali per ora, ho fatto 3.300 materiali. Ci sei, Ribo? Ci sei, Ribo? Poggio il pad, Ribo, ci sei? Ci sei? Hai 152 pacchetti. Questa è la da quanti pack sono partito? Siamo partiti da 408. Ma io punto tutto sul pacchetto 104 che aprirà Stegec. Io punto tutto su quel pacchetto. Lo Stegec nel pacchetto 104. Cioè è la combo finale. Stegec più pacco 104 se non trova... Ribo parti male però con uno lo spray. Leggendaria? Epica. Back to back. O lo spray back to back? Non male Ribo. Bravo Ribo. Anch'io sono partito male Ribo. Tranquillo. Non ti sentire sotto pressione. Io sono partito con 30 pacchetti vuoti. Poi ho trovato 13 leggendari. Vai tranquillo.
Vai tranquillo, bisogna iniziare da qualche parte. No, nei prossimi giorni non metto l'uncut di questo pack opening, sono pazzo e lo edito pure. Incredibile. No, no, ragazzi, metterò le leggendarie, le epiche, sì, uncut, diventa una follia troppo. No, infatti diventa una follia, diventa appunto. 104 pacchetti però potresti farlo per il meme. 104, c'è tipo edito e ci metto i migliori 104, minchia. What's up? Sottino. Su Castagatch, su Castagatch. Attenzione, epico. Oh, la! Not bad! Bravo, Ribo! Ma li hai trovati due volte i materiali epici? Non male, non male, Ribo! Non male, Ribo! Non male, Ribo! Non male, Ribo! Vai così! Vai così! Esecuzione per Horizon, buono! Non è vero, ma buono! Ribo ha trovato più epiche che bianche per ora. Vedi? Ha trovato più epiche che bianche, Ribo! Raga, se volete trovare tutti gli holospray del gioco in pochi pacchetti, contattate Ribo in privato su Instagram. Si chiama e-basso-ribo. Se avete i piedi più piccoli di 36, vi risponde subito. Ma sai che non ti... No, vedi che non ti ho chiesto... Dimmi. Materiali? Oh, ma quanto ci ho messo a caricare? No, bella! No, la skin di Naruto! La skin di Naruto, bella. Il pacco col naso, ci siamo scordati. Cazzo, lo fast che c'è nel 104, che è proprio l'emblema del 104, aprire un pacchetto col naso, cioè... Ma cazzo faccio a farlo vedere che ho messo col naso? Non lo so, lo fai, andiamo sulla fiducia, vabbè. Figa, cioè... Passiamo dalla fiducia, penso, vai. Non penso che ci inganni, cioè, perché dovresti dirci una bugia? Raga, lo apro col naso e poi... no, invece l'ho aperto col dito, cioè, che cazzo no, è, scusa? No, l'ho fatto col dito. Epico. Minchia. Cioè, spero tu sia una persona seria, se dici che lo apri col naso. Di nuovo fatto. Se esce al 104esimo Stegech, devi fare qualcosa, una penitenza, tipo... No, se arriva... Allora, se arriva l'Erum al 104... Shoppo l'evento di Horizon e io. Ma minchia! All'evento sì, all'evento Horizon, lo shoppo io. Di scrivere. Minchia, Stegech, minchia, è ora di scrivere alla EA. Sì. Momento. Mi porta un botto di sfiga comunque. Ma non è vero, Ribo, non devi no mindset negativo, Ribo. Credere in te stesso. Devi credere in te stesso, Ribo. Credi nel cuore le carte. Questo è leggendario. Questo è leggendario, vero, lo sento anch'io. Ribo, sei po'. Era il prossimo. È che era una leggendaria così potente che si sentiva dal con un pacchetto di distanza, vedi? Guarda. Rossa? Era quello dopo ancora. Era una leggendaria così potente che ha attraversato. Ma che cazzo di skin è quella? È quella di base era, oh. Sì, era? Mamma mia. Minchia, brutta in culo. Bruttissima. Bianca. Povero Lukaku. Ribo, secondo me. Minchia, è vero che è uguale a Lukaku, è vero? Soprattutto no, nel trailer era uguale a Lukaku. Ma chi? A Pamage. Nel trailer è letteralmente uguale a Lukaku Newcastle, è vero, ma pure figa di corporatura. Vabbè, Ribo, cosa devi trovare, Ribo? Cosa devi trovare, Ribo, se non questa? Ma tu ce l'hai, Ribo, questa nel tuo account? Sì. Ce l'ho. Molto bella. Leva la postazione. Molto bella. Tanto ci penso da molto, me. Molto bella questa. Back to back? Ribo, io ho trovato back to back per due volte. Troppo forte, Nico. Grazie. Insegna. E vabbè, game changer. Ecco. Dai, non male, bravo Ribo, bravo Ribo. Per Pat di nuovo, guarda. No. Bravo Ribo. Grande Ribo. Avanti così, vai, avanti così, avanti così. Minchia, veramente, c'è tra poco i materiali. Minchia, l'ha fatti un botto, l'ha fatti. 1008, no. L'ha fatti un botto di materiali. Guarda che stava già 3300, era partito da 700, era partito, Eccolo. È vero? Pacchetto. Quante leggendarie sono uscite? Dopo guardiamo il conto. Comunque solo Newcastle. Minchia, è vero, quante skin di Newcastle escono? È vero. La posa di Bloody è carina, dai. No. Leggendaria? Vista è meglio. È vero, ma ci ho pensato pure io. Di Newcastle, aspetta. Quante cazzo Newcastle? Di skin stanno uscendo? Ma strano. Ribo, proprio lui. Bravo, Ribo. Materiali di nuovo. Materiali di nuovo. Newcastle. Vedi. Cioè, abbiamo trovato quattro materiali leggendari finora. Cioè, ma che roba è? Tre, tu unico qua. No, due. No, due. Newcastle ancora. Newcastle counter. Almeno 12 skin di Newcastle. Di nuovo, guardalo. Niente. È lui. Grazie, Carletto. Grazie per la sub. È lui. È lui, Carletto? Non è lui. Carletto, ci hai portato male, mi dispiace. Carletto, redimostri. Ci hai portato male. Non è vero. Materiali. È sempre così. Adesso ti trovi la epica perché ha fatto.
Rivo, hai rotto il cazzo. Ho capito che ti piace Pathfinder. Sposatene uno. No, basta. Non è divertente che continui a trovare gli oggetti del tuo main. Non è divertente. Basta. Newcastle ancora. No, no, basta. Levali dal gioco. Boh. Vabbè, oh, volta, guarda, leggendaria per Newcastle, immaginati. No, il materiale. Vabbè, no. Bella Newcastle, oh, adesso Newcastle, la posa. Se Ribo trova due leggendarie di Newcastle, fa il cosplay di Newcastle la prossima volta che ci vediamo. Perché è quello sfondo. Newcastle a destra, Newcastle a destra. Newcastle, 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 Newcastle. Incredibile. Ribo, se trovi leggendaria di Newcastle, main Newcastle oggi. Buono. Buono, bel pacchetto, bello. Cioè proprio soddisfacente a livello visivo, che due viola più la fenicottero al centro, mi è piaciuto, mi è piaciuto, oh. Bel pacchetto, materiali di nuovo, immaginati, no, infatti non dico più leggendaria, vedi, non lo dico più perché sennò per Newcastle, dopo per lui. Oh, Mad Maggie. Cosa era prima lui? Bella, bella, mi piace. Leggendaria. Oh, doppia. Ribo, sei troppo potente. Bella, ah, un emote inutile e una skin per la Mozambique. Bella, queste bella, sono bella. Le doppie leggendarie che ci piacciono. Bello, bella. Ma secondo me Ribo mi sta asfaltando comunque, eh? Ribo mi sta asfaltando a livello di leggendarie trovate, secondo me. È strano che ancora non trovi niente su Newcastle, eh? Triplo Newcastle. Eccolo. Se troviamo triplo Newcastle, quando esce regalo a Ribo l'Irlum di Newcastle. Horizon, Ash e... Basta che esca un pacchetto con triplo Newcastle. Secondo me abbiamo trovato tutto di Newcastle. È vero, probabilmente non si trova più Newcastle perché gli oggetti li abbiamo sbloccati tutti. Secondo me li abbiamo finiti. Tipo le frasi. Doppia leggendario? Epica. Oh! Ah. Pesciolino. Predictato, facile, facile, facile. Oh, che culo infame, fa. Basta, cioè assurdo, è assurdo, ma che cazzo di materiali trovi? È tipo la quinta volta, la sesta volta, boh. Stai a 7000 materiali, stai. Aspetta, resta là, Ribo. Stai a 7000 materiali. Sei partito con 700. GG per C. Stai catch, tra poco tocca a te. Eccolo, è tornato. Immancabile. Premici sopra. Eccolo. Oh, proprio lui. Che bello che è, mamma mia, tutte uguali, le sue schiere rare, tutte uguali. Quanta roba di Newcastle abbiamo visto. Minchia, secondo me abbiamo trovato più roba di Newcastle che leggendario. Sì, di sicuro. Leggendario? No. Nope. Newcastle? No. Pacchetto a razzo? Oh, a razzo? Fuse? Newcastle? Pacchetto a razzo o Newcastle? Pacchetto a razzo o Newcastle? Pacchetto a razzo o Newcastle? Leggendaria? Newcastle? Newcastle? Toc toc? Newcastle. Ribo Gamer 89. Ribo Gamer 89. Leggendaria Newcastle. La prossima leggendaria per Newcastle. Me lo sento proprio dal cuore. Me lo sento dal cuore. Eccolo qua, guardalo. Sconto per Caustic. Newcastle. Ora tipo quando posto su YouTube edito e metto solo i pacchetti con Newcastle dentro. Minchia. Sì, bello sto sfondo. Leggendario. Dai! Eccolo. Ah, è vero, l'ho trovata io la skill leggendaria di Newcastle. Mica me ne ero scordato. Ma no, è vero, è da lì che è iniziato tutto. Un'ora in quarto. È vero, è da là che è iniziato tutto. Minchia, è vero, sono già le 10:20. Mannaggia. Vabbè, raga, buonanotte, ci vediamo domani quando arriva. Bella, bella Stegec. Ma veramente, dai, fate due game. Leggendario? Ma sto scherzando. Ma sta trollando. Ah. Epico di Newcastle, Lulu Spray. Bravo Ribo, bravo, guarda, bravo. Oh, comunque, viola e leggendario, solo materiali. Eccola. Materiali Newcastle. O Newcastle, Newcastle. Non deludere. Lobona. Lobona. Ora troviamo l'Irlum di Newcastle, è vero? Pure se non esiste ancora. Secondo me. Sì. Ma Stegec... Niente. Secondo me avrei tu il peso di trovare il cimelio alla fine. No. No, secondo me avrai tu il peso di trovare il cimelio adesso, Stegac. Sento proprio che avrai tu questo peso. Ma, cioè, alla fine tu sei per ultimo, quindi se non lo trovi, sei tu il fallimento, capito? Ah, io. Certo, perché io e Ribo comunque abbiamo lasciato ancora l'opportunità. Notte, mamma di Stegac. Dille buonanotte, amore, da parte di Nico. Vi danno dille buonanotte, amore, da parte di Nico. Diglielo. No, diglielo. No. Diglielo. No. Diglielo. No. Diglielo. No. Newcastle. Let's go! Disabilita Mary! Che cazzo metti?
No, l'hai attivata, disattiva, non riesco io, minchia, aspetta. La chat abbonati, che cazzo è? Perché? Ancora? Perché? Perché? Leggendaria? Oh, non me ne ero accorto? Newcastle! Sì! 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 Ribo! Sì, Ribo! Bravo, Ribo! Bravo, Ribo! Per quelli in chat, sti cazzi, c'è... Apriamo i pacchetti, tra 10 minuti smettiamo. È un momento in cui è legittimo spammare in chat. Se volete spammare, spammate, cioè... Su 10 minuti che apriamo i pacchetti, ci sta a spammare. Cioè, frega. Non è durante il game. Ma nel chill, nel mentre che apriamo i pacchetti è divertente. Uno spamma Newcastle, lo spamma il pacchetto in cui si apre il. Si trova il cimelio. Dai, ci sta. Cioè, ragazzi, quello è 10 minuti. Spammate, figa, per 10 minuti. Mary merda. Newcastle. Bravo Ribo. Ribo, sei migliore. Newcastle, Ribo. Avanti. Bravo, mai battuto. Sì. Per l'altra variante questa. 6 a 13 con questa? Sì, 13 con questa. Se non trovi niente, mancano 17 pacchetti. Io e Ribo siamo in parità. 13 leggendari a 13. Ribo è andata palesemente meglio perché ha trovato un botto di materiali. A quanti cazzo stai? Oh, io stavo a 3300 materiali. Tu già eri arrivato a 7000, quindi già ne avevi trovati più di me, tipo. Dici? Ah, sì, cioè, tu, Ribo, hai fatto il disastro. Sì, è vero. Tu hai fatto il disastro, Ribo, di materiali. Vai. Vabbè, guarda per Ribo che controlla se ci stanno oggetti di Newcastle nel mezzo. Minchia. Newcastle. Bisogna controllare. Leggendario. Pacchetto 118? 118? 118, quanto fa? Porti catturi di Teramo? Oh, figa. Era il terzo? Back to back. Oh, almeno una, minchia, la trova. Raga, questo è il cimelio? Questo è il cimelio, guarda. Visto? Cazzo, quasi cimelio blu hai trovato. Hai cambiato colore? Blu bianco, cazzo, ci ho creduto io. Ribo, vuoi veramente lasciare con un risultato così scarso? Cioè, almeno devi battere medi leggendari. Buono, ma almeno devi battere medi leggendari, almeno. 2, 1, vai. Almeno devi battere medi leggendari, Ribo, se no... Eccolo. Attenzione. Niente. Pareggio. No, pareggio. Pareggio. È assurdo. È semplicemente assurdo. Vai a vedere i materiali. Ribo. Materiali? No, puttana, nega. 9000, minchia. Allora, io ne avevo 3300, hai trovato il disastro. E ti passo io, Stegec, abbiamo 104 pacchetti precisi per te. Se Stegec trova l'Irlum, il pacchetto 104... Trova l'Irlum adesso, gli shop, l'evento di Horizon. No! Niente. Stegec, ci hai buttato... Ma io penso che stai facendo schifo, eh? Stegec, dove stanno le leggendarie? E Ste, ti svegli? Oh! I pacchetti... Bravo! Ma avevi bisogno di un po' di motivazione! Newcastle? Avevi bisogno solo di un po' di motivazione, Stegec. È così facile. No, sì. Back to back? Stegec, se trovi più leggendari di me e Ribo messi insieme, avendo meno pacchetti di tutti, è impossibile. Ti regalo tutti i prossimi cimeli che escono nel gioco. Tutti. Ah, perché tanto so già che non ne succede, figa. Beh, devi trovare 26, devi trovare 26 oggetti. Bella. Mi dispiace, però. Stegec, stiamo un po' sottotono? Siamo un po' sottotono, Stegec? Siamo un po' sottotono, Stegec? So io perché. No, perché io ho un cazzo che in confronto a quello di vostro padre è la proboscide di un elefante. Ragazzi, Stefano Ceccaroni, un po' sottotono. Stefano Ceccaroni, residente a Monza. Fratello della Camilla Ceccaroni, figlio di Enrica. Seguitela tutti su Instagram, raga, milfona da paura. Enrica. Epico. Newcastle ancora. Stai sentendo, Stegec? Sì. Sto diffondendo. Non ascolti, sto divulgando le informazioni personali dei tuoi familiari. Su OnlyFans, raga, trovatela. Però ovviamente è a pagamento, è profilo privato. Ma magari, figa. Ma magari ti iscriveresti? Io? Subito. Ma almeno avresti regali di compleanno da farci. Triple materiale. Almeno avresti regali di compleanno da farci. Newcastle? Salvati? Sei. Fortezza. Ma che poi, scusa, Fortezza, alleati salvati, com'è che conta un alleato salvato dalla Fortezza? Cioè, in base a cosa? Mi sa che... Quando gli salti addosso? Quando gli salti addosso, tipo... Bello, Stegec. Il 69, Stegec, sai già con cosa devi aprirlo. Guarda, ho iniziato con lei, eh.
sai che c'è il 69 e sai già con cosa devi aprirlo, col cazzo. No, col naso, ma sei stupido. Col naso. Potere. Stai che c'è, se tua mamma non ha il profilo privato ti conviene dirle di metterlo. C'ha il profilo privato. Ce l'ha? Perfetto. Domani tua mamma si sveglia e fa: ma Stefano, ma perché ho ricevuto 400 richieste di follower Newcastle? Oh, Flatline. bella. Vabbè, carina. Stefano, ma perché così d'un tratto ho 469 richieste di follow? Pacchetto a razzo? Oh, è per Newcastle quello sinistra, eh? Sicuro? Sì. Era per Newcastle quello, grazie Fede. Grazie per la sabba. Sì, era sfondo di Newcastle. Epico, materiali? Newcastle? Vai, è quel pacchetto. Tiro fuori l'arnese. Tira fuori l'arnese, vai. Vai. L'ho fatto, signori. Un po' debole. Niente, il tuo arnese, bianco, bianco, blu. Newcastle, questa è la questa. Dai, non male. Bella, carina. Il fatto che Newcastle sia stato attirato dal tuo cazzo fa riflettere. La caca. Best profilo Instagram, la caca, bellissimo. Ciao, Ciciretti. Cosa? Agun la caca. No. Una leggendaria, sì, è vero, abbiamo spremuto fino all'ultima goccia, è vero. Ci abbiamo trovato tanto, io arrivo. Non male, dai, non male. Sì, ma Newcastle. Cioè, è inutile. Oddio. Sei una delusione, figliolo. Figliolo acquisito, come Newcastle. Si suol dire, sei una delusione. Oh, bella quella pischianza. Sono molto deluso. In qualità di tuo padrino, sono molto deluso, Stegaccia. Minchia padrino? No, di padrino, di padre acquisito, come cazzo si dice? Di padrastro, tu sei il mio figliastro, sei ci siamo capiti? Padrastro. Come si dice, figa? Com'è che si dice, scusa? Stepfather. E com'è in italiano stepfather, scusa? Padre adottivo. Padre adottivo, non c'è un termine, no, non c'è un non termine. Patrigno. Padrone. Padrino, ma padrino è giusto, padrino è giusto. A patrigno, non padrino. padrone. È vero, matrigna, patrigno. Patrigno, no, padrino. Padrino, figa, è l'altra cosa. Patrigno, patrigno. Quanti ne mancano? In qualità di tuo patrigno, Stegach. Io stavo trovando solo epici. Esatto. In qualità di tuo padrone? Bello questo! Ma Stegach, se tua sorella... No, vabbè. Se tu... Allora, Stegach, sincero, se tu non avessi un legame di sangue con tua sorella, cosa ne penseresti di tua sorella? Non ne ho idea. Ok. Appunto perché c'ho un legame sanguigno. Ok, sì, ma se tu non ce l'avessi, cioè... guardando tua sorella in modo oggettivo da una prospettiva esterna, tipo, non so come spiegare. No? Cioè dici che è una brutta ragazza? Tua cugina? Sì. È una brutta ragazza tua sorella? Non c'è cosa più divina. Ma allora sincero, Nico, ma tu c'hai una vagina. Oh, Drago, 44. Sì, ne ho due. Attenzione. Figa, comunque ho un trentesimo. Bella. Non male, bravo. Arta! Bella Fede, dai Stegach! Stessa skin. È vero, è la stessa su due leggende diverse, figata. Wow. Però non è un cimelio. Leggendaria? Ma in verità guarda che di leggendaria non sto tenendo il conto, ma non stai andando malissimo. 5. No, stai trovando tutte le leggendarie di Watson. La terza di Watson. Stai trovando tutte le leggendarie. È vero, la terza di Watson, minchia. Ma no, due tre, Naruto, o tre ne abbiamo trovate. Ah, è vero, tre, è vero. È vero, quella robot, quella di Naruto e questa. Tre leggendarie di Watson, minchia. L'Instagram della sorella di Stegach o qualsiasi social là. Ma al profilo privato di Sasha. Leggendaria? Leggendario? Newcastle. Oh, è quella di Naruto. Con Watson, sì. Pensa un po'. È pure bellina, dai. Magia. È quasi magia, Johnny. Doppio capirozzo. Sai che ci ho fiducia in te, ste. Epico. Secondo me, fidati che lo trovi, right. Devi credere in te stesso, Stegach. Cioè, pensa di essere Rivo, non pensare che sei Stegach, capito? Piedi? Pensa che sei qualcun altro. E qualcun altro chi? Ribo, tipo. Esatto. Una persona Ribo. Migliore di te, comunque. Ribo? Ok, sono Ribo adesso. Sei Ribo. Devi pensare intensamente di essere comunque. Ribo. Wow. Buona. Davvero? Pazzesco. No. Dai. Epico. Solo epiche? Domanda piccante. Nico, cosa ne pensi della Kami? Non posso rispondere perché... Oddio. Secondo me c'è la pula che mi controlla. Quella magia Johnny. C'è la polizia che mi controlla. E pure se non c'è la polizia che mi controlla, poi qualcuno lo dice alla polizia. Ma sei. Quindi sei, non posso. Defila. Ma infatti, veramente, quante cazzo di epiche stai provando, Stegach? Defila. Con questa 7. Con questa 7. Bravo! Materiali, buono. Epica. Dai. Ecco, figa. Niente. Finita la magia. Pacchetto a razzo.
Eccolo qua, vai. Eccolo qua. Vai, Johnny. Se non lo trovi qua... Gli ultimi 10. Epica. Vabbè, ragazzi. Epica. GG Peggino. Ma solo epica. Dai, Ste, 10 pacchetti ancora, Stegac. L'ultimo lo faccio aprire a lui. No, Ste, ti prego, Ste, dai. Dai, no. Ma Ste, ti prego cosa? Non, dai, non... Stegac. No, dai, ti prego, no, Stegac. Dai, aprirli, non ci deludere. Non voglio aprirli. Non, dai. Non sono. Cioè, non è. No, certo che dipe. Oh, vede, sei tipo mia sorella su FIFA, le faccio aprire i pacchetti, mi incazzo con lei perché non trova niente. Ma non dipende da chi li apre, certo. Figa, non dipende. Se sei sfigato, sei sfigato. Certo che dipende da chi li apre. Perché tu... Vabbè, dai, l'ultimo lo apro io, dai. Perché tu clicchi sul pacchetto in un momento diverso da quello in cui cliccherei io. Quindi il loot che viene generato è diverso, quindi dipende da te. Dipende da te. Oh, Stegac. Ma Stegac cosa? Ma poi non te ne servono 192, 92 te ne bastano, eri a 408. Ah, è vero. Vabbè, 92, vero, no, 190, 92. Stegac, dai, Ste. Dai, non dipende da lui, dai, non su. Quattro pacchetti, Ste, ce la puoi fare, fidati. Ti vuoi impegnare? Dai, ma ti vuoi impegnare? Ma lo premi, ma lo premi. Ma ti vuoi impegnare? Lo lancio, ma ti impegni, per favore? 99. Premi un po' meglio quel tasto, dai. Dai. Devi appoggiare tutto il pollice. Appoggia il pollice per intero bene proprio. Appoggialo bene. Allora. Questo qua, dato che è il penultimo, ma il mio ultimo, lo faccio col naso. Vai. Ok, wow. Minchia, lo troverai naso, sicuramente, fra. No, ma non esagerare però col naso. No. Bello che io ho toccato... L'ho fatto con la lingua dopo averlo messo sul... Ma? Ma? Sto entrando. Ultimo pacchetto al proprietario dell'account, ci sta. Quindi è tutto nelle tue mani ora. Se non trovi, è colpa tua. No, che tristezza. Che tristezza. Avevo detto una cosa. Uno. Minchia. Tre, quattro. Near, far. Così tutte le trovate. Stegac, quante leggendarie hai trovato tu? 6. 6? 7? Ho capito, ma cazzo, le leggendarie le trovate voi. Facciamo così. Tre pacchetti li puoi prendere, vero? Sì, è quello che sto facendo, infatti. Immaginati. Non pago la bet perché ci stanno ancora due pacchetti. Potrebbe tutto essere. Voi, nah, che godete adesso. Ci sta l'ultimo pacchetto ancora. Immaginati fosse stata per Newcastle, madonna. Io sto pronto. No. No, l'ho già suonata, basta. Chiamo tua mamma e di mamma. Minchia. Allora, mister Ciao, tu dici... Tu, mister Ciao, dici, shoppa tu Nico così content su YouTube. E io ti rispondo, ma è più content così o è più content lasciare hype per l'atto 2? Ma 10 euro per il meme si potrebbe fare, però... Lo sento fortissimo, raga. Vai, facciamo 10 per il meme, vediamo se si conferma la teoria che è sempre nel pacchetto dopo che hai shoppato, Però giusto per vedere. Responsabilità. No, te la prendi, figa, te la prendi. Minchia. Allora. Minchia, se te la prendi. Non trovi un cazzo, Nico? La prossima volta che vieni a Milano per il sushi e prendiamo il gelato a Milano, magari, o quel cazzo che è, qualcos'altro, che sia sotto i 10 euro, ovviamente. Ok, figati. Oh, vado a prendere un gelato da 9,99 euro. Ma no, non dirmi che offline instant gaming, però. C'è Ciccio in live su Clash Royale, per caso? Bundle mensile. Ma no, ed è già stato acquisito. No, questo l'avevo già acquistato. E allora va bene, niente. Allora 10 pacchetti normalmente. Grande, no. Stegac, sei sempre il migliore. Ci hai scammati, Ste. No. Grazie, Stegac. No, perché non l'ho detto. Grande. Grazie, Stegac, per averci ingannati. Arrivo. Allora, facciamo tre pacchetti a testa. No, non è vero. Ci mettiamo troppo. No, fai tutto tu, Nico. Tranquillo. Faccio tutto io, sì. Sono stato il migliore, quello che ha trovato più roba. Palesemente mi devo prendere questa responsabilità. Guarda. Leggendaria? Dai, che è già stato award. Già è stato award, anche solo per una leggendaria. Un'altra. Questa è bella, questa è bella. Sì. Devo dire la parola magica. Tisca, Tusca, Topolino. Non funziona. Niente. Stegac, mi saluti. Ciao. Minchia. Grande, Stegac, hai appena realizzato il sogno di un tuo fan. Ultimo pacchetto qua. Niente. Mi ha fatto schifo, Nico, comunque. Dice pacchetti, ma leggendaria, boh. Figa, quante ne vuoi trovare? Tu ne hai aperti 100, ne hai trovate 6, ma stai zitto. Sta nel prossimo pacchetto.
Vabbè, mo. Basta, se no veramente... Cioè, ho capito, Ribo. Altri 10 li offro io. Oh, se doni 10 euro adesso li butto in pacchetti suoi. Veramente, no, Nico, scioppaglielo, ti ha regalato un super content. Devo fare un attimo una valutazione, aspettate 2 secondi. No, sto andando sulle analytics del canale a vedere quanti soldi hanno fatto gli altri pack opening per vedere se potrebbe essere worth. Minchia. Però c'hai quasi 400 spec, dai. Ho capito, sì, ma no, gli spec non danno i soldi, gli spec non danno i soldi, i video su YouTube danno i soldi. Un euro, dai. I video un su euro, YouTube danno i soldi, minchia. Sì, sto facendo il calcolo se riesco a pagare le tasse, se riesco a pagare la bolletta dell'acqua shoppando questo cimelio. Riesco ad avere la corrente il mese prossimo. 13? Riesco a comprare il pane e l'acqua per vivere. Vabbè, raga, se tipo non riesco più a prendere il pane e l'acqua per vivere, qualcuno mi offre pane e acqua, dai, facciamo così. Raga, io non voglio partire con 60, io non voglio partire con 60 perché sono sicuro che poi esce il secondo pacchetto, io ne sono sicuro. Vai di 20 allora, 20. Di 20? Sì. 20, tanto ormai 20 li ho presi. Quindi questi bisogna aprirli. Grazie, Nico. Infatti, Gio, cioè... Aspetta, figa, vabbè, prima... No, sì, no, prima troviamolo che... Dai! Non è ludopatia perché... Non è ludopatia. No, perché l'Irlum è garantito al 500° pacchetto, noi stiamo arrivando al 500°, cioè dei pacchetti, quello che contengono non ci importa, quindi non è ludopatia. Ludopatia è aprire continuamente pacchetti sperando che esca qualcosa. Noi vogliamo il cimelio che è garantito. È garantito a 500, non bello, è ludopatia. Finalmente. È un emote. Ma che fa Gioco? Il zoom? Ma fa il zoom in questa emote all'inizio? Fa tipo... Sì! Aspetta, la rifà da capo. Guarda! Guardalo col dito, fa il zoom! Fa il zoom in Bloody! Sì! Qua c'è la certezza matematica. Cioè, dopo 500 pacchetti lo devi trovare il cimelio. Quindi non è ludopatia. Esatto, come il club di Mirage, anche non quello. Ma spendete soldi su questo gioco? Ma no, assolutamente. Se non avete dei fondi, un lavoro. Ma manco se avete i fondi. Ma ci stanno apposta i video in cui spendo io per non farli spendere agli altri. Esatto. Io l'ho messi a parte, ho speso qualcosina. Cioè, ci stanno apposta i video in cui apro 500 pacchetti. Vedete che non trovo un cazzo. Ma allora, ma infatti io, sempre quando dicono che tipo. È diseducativo fare video di aperture di pacchetti, robe varie. Secondo me no, ma perché. Metti in chiaro, cioè fai vedere cosa contengono i pacchetti. Cioè, secondo me, se uno vede i pacchetti Apex e non sa cosa potrebbe aspettarsi, c'è più rischio che ne compri sperando di trovare le skin che gli piacciono. Magari uno vede che nei pacchetti puoi trovare il cimelio e spende soldi per cercarlo. Il fatto che ci siano tanti contenuti di apertura di pacchetti su YouTube è una cosa positiva, perché tu vai a vedere uno che apre 500 pacchetti. Su 500 pacchetti l'unico cimelio che trova è all'ultimo pacchetto, quello garantito, e ti fai due domande, dici, cazzo, effettivamente se shoppo 10-20 euro, quante speranze ho di trovare qualcosa? Nulla. Dico. E quindi non Dico. Li spendi. Io su Apex lo faccio perché mi tornano e perché la maggior parte dei pacchetti che ho aperto nel mio account mi sono stati giftati dalla EA, quindi... Ma quando giocavo a Clash Royale, per dire, guardavo i chest opening di Ciccio, a parte che guardandoli mi veniva meno voglia di aprire a me. Perché già vedevo qualcuno che apriva pacchetti e avevo meno voglia di aprirli io. Ma soprattutto il fatto è che vedendo gli altri aprirli, vedi effettivamente qual è il drop rate degli oggetti e stai alla larga, perché non oggettivamente... Non di poterlo prendere. Oggettivamente. Dopodiché quando stai... cioè diventa... Che ne pensi che tolgono il casino su Twitch? Che... Io ho mandato sul gruppo e ho scritto che godo un botto. Che è giusto, cioè era atteso. È un passo avanti, avrebbero altre cose da rivedere sulle categorie. Perché io mi farei due domande su Twitch sul fatto che se vai sulla categoria ASMR, i primi 40 canali sono tipe che leccano un microfono cosparso di panna mentre stanno mezze nude. Olè! Cioè, ma che poi per carità, cioè, secondo me è un po' avvilente aprire la categoria ASMR di Twitch e sapere che i primi 500 canali che vedi sono canali su cui la gente va a spippettare. Cioè, è molto triste. No, poi, mia, per carità, Twitch, ragazzi, cioè, poi quello non verrà toccato perché porta un botto, cioè, di soldi. Esatto, è bellissimo. Esatto. Però è triste. Nero e rosa. È un canale bellissimo. Anche rosa, è vero? Esatto, nero. Cosa? Voglio, perché ci stanno i canali appositi? Sì.
Ma poi anche, appunto. Ma poi anche se tu volessi guardarti ASMR in modo normale, cioè tipo io voglio di vedere una live ASMR, ma non lo faccio perché mi cringia entrare in una live ASMR, ma non è che mi cringia quello che vedo, mi cringia okay, pensare godo, mi cringia pensare che ci stanno altri 2000 persone che stanno guardando quello che guardo io nel mentre che si spippettano. Cioè, quello mi cringe un botto. Cioè, se tu apri una live ASMR e pensi quello che fanno gli altri nel mentre che guardano la live ASMR, è ultra cringe come situazione stare là a guardare. Cioè, è cringissimo. Ma neanche, ma perché alla fine la situazione... Cioè, se vai a vedere nello specifico, in verità... essere vestiti in modo provocante, leccare un microfono cosparso di panna non è che neanche che sfoci nel porno o cose che dovrebbero essere bandite. Cioè, com'è che glielo dici che non lo possono fare? Amazon, se vai a vedere gli incassi che fa, cioè gli incassi che fanno dalle live ASMR o pull stream e robe varie, cioè saranno lo 0,000001% di quello che prende Amazon. Quindi, in verità, se volessero sistemare la questione potrebbero farlo, cioè non... Ma poi, a prescindere, io ho detto che non saprei come sistemare, perché di fatto non c'è niente da sistemare, cioè la tipa che lecca il microfono cosparso di panna, cioè lo puoi fare anche in televisione, per dire, non è una cosa che vai contro a qualche... No? Anche dire, oh, se trovi gli heirloom devi tagliarti le sopracciglia, dice Eugenio. Se trovo le heirloom mi taglio le sopracciglia e faccio il video come YouTube anche io. Non vi dovete vergognare. Che vergogna, mi che sono vergogna, tagliato tutte le sopracciglia. Non vi dovete vergognare. Newcastle? Che vergogna. C'era Newcastle, manco me ne sono accorto. Ormai sono talmente tanto abituato. Ce ne sono? Uela, viola 23. E allora perché non è? Per il Cimelio conta ogni singolo pacchetto. Cioè qualsiasi tipologia di pacchetto. Tu, per dire, se adesso... Non lo faccio, ma se adesso shoppiamo un pacchetto qua, potrebbe essere anche che ti esca il Cimelio dal pacchetto dell'evento. Beh, sì. Però lo puoi trovare in ogni singolo pacchetto aperto. Se siamo a 460, allora... Come si fa a vedere la percentuale per trovare il Cimelio? Non si può vedere. La percentuale di trovare il Cimelio in un pacchetto randomico è di 0,2%. Mi sembra, sì. Ma... Ed è 0,2% e al 500° pacchetto ce l'hai garantito. Però per dire, il pacchetto 499 hai la stessa probabilità del primo. Cioè nel pacchetto 499 hai sempre lo 0,2. Tutto questo per una skin di Heirloom di Bloody. È vero, è questa la cosa che mi fa male al cuore. Tutta sta fatica. Allora, è come Cimelio. No, è come Cimelio prende la skin di Bloody, e questo è il fatto. Lo so, forse è la più brutta che hanno potuto fare, soprattutto se quella... vabbè, però, cioè, se sei main Bloody tocca prenderla perché non ci sta altro. C'è un altro pacchetto da poter prendere, se non sbaglio, prima di dover rishoppare. Guardalo, eccolo qua. Mi sento un po' ancora. Yay, sai un cuore? No, ce posso credere. Ma quanto poi di vero? Puoi davvero... Ma zero leggendari su queste. La canzoncina epica. Va che tra un po' mi bloccano l'account di Stan Gaming, mi sa. Bella se va. La cam, sto coprendo nel mentre che shoppo, perché se no mi rubate i codici, è già successo. Davvero? Ho una community di ladri, sì, una volta mi hanno rubato i codici. E non è che stavo shoppando per me, stavo regalando l'heirloom a un ragazzo. Robe da raccontare ai nipoti, tipo. Ma non è che... Cosa? Oh my god! Grazie Angelo, grazie per la sub. Bella Nico, non so se c'è lo Stegec, ma a me sta simpatico. Hai detto ciò Stegec, ti voglio bene. Meglio avere un culo della Madonna o una Madonna in culo? Leggendario. No! È leggendario, guarda. Leggendario. Palese merito della domanda. Brawler. Ma è leggendaria sta roba. Ma è una leggendaria di base, non l'ho mai vista, bruttissima. Back to back. Back to back? Uè, ma... almeno la seconda skin della mozza che troviamo. Ho letto sì. Ultimo pacchetto. Oh, uè, grazie mille. No! Grazie mille, Giorgio. E ti ringrazio. Ma grazie a te. Qua avremo... Ragazzi, ti ringrazierà chi guarderà su YouTube probabilmente 8 ore di video. Allora, aspetta, secondo il nostro calcolo, con questi 10 a quanti pacchetti aperti stavamo? 408 più 3, 411, 421, 441, 461, 471. Il giorno in cui metteranno il cazzo di counter ufficiale sarà la svolta. Esatto, 300, esatto. 500, secondo me, mettendo il counter ufficiale, metti tipo che tu hai il counter ufficiale di quanti pacchetti hai aperto e vedi tipo, cazzo, tra 80 pacchetti ho l'heirloom garantito. Secondo me ci sarebbe gente che li shoppa. Minchia, veloci, minchia, adesso lo troviamo, scusa. Adesso mi impegno e trovo l'heirloom prima, perdonami. Il bundle da 12, sì, è stato già preso. Sì, adesso mi impegno. Cercherò di premere meglio il tasto. Cercherò di premere meglio.
mi impegno, aspetta, devo premere bene la X. Ora la pulisco per bene. No! Ora la pulisco per bene, ok. Ok, ora dovrebbe essere questo. Ah no? Quando vedrò... Quasi però, quasi triplo bianco. Dai! Ultimo? Rallentatore? No! Ci ho creduto. Non c'è, non c'è nell'evento la skin di Bloody, vero? No. Ma perché non l'hanno fatto, scusa? Evento bestie da caccia non hanno fatto la skin di Bloodhound. Hanno messo. Sono già tutti, stanno già tutti pronti con riscatta il codice, fidati. Sono tutti ad aspettare che io mi dimentichi di mettere, fidati. Questa è pazzia. È follia. 10 pacchetti, sì. Eccoli qua. Via. A quale sarà? A quale sarà? Eccolo. Secondo me è l'ultimo di questi. No, secondo me è il primo dei prossimi. Allora, shop già. Ma qua potrei fare un video lungo oppure figa, lo divido in 8 puntate. Lo dividi. Secondo me, TikTok, minchia, faccio... Figa. Sì, figa, su TikTok cosa divido? Su TikTok lo divido in 800 parti. Su TikTok in 800 parti lo divido. Bello, finalmente, figa, mancavano da un po'. Ma che ha finito le leggendarie. Minchia, manco io l'ho finite, leggendarie, ti pare? 10 metalli, cazzo, creazione oro. Tutti quanti al 2 e 3. Però sono felice, cioè almeno sono felice veramente che stia droppando. No, almeno sono felice che stia droppando. Chiedi ad Amazon se te lo fa mettere sopra in video, minchia, faccio il documentario. Faccio un documentario. Vediamo un giocatore Apex intento a prendere l'Heirloom. Sul serio al 5 centesimo? Certo, volevo lo darà all'ultimo, sempre, lo dà all'ultimo, sempre. Volevo chiedere a Piero Angela prima di morire. Minchia, il ritardo di una settimana. No, due settimane, un mese ormai, quanto tempo è passato? Un mese. Nico, minchia come passa veloce il tempo. Ribo, ti prego, fammelo trovare, Ribo. Ribo, concentra tutto. Braccio a 45 gradi, ragazzi. Dai. Dai, va bene, mi concentro adesso. No, il gioco qua vuole spillare i soldi, ma io non sono stupido, quindi adesso si shoppa 5, non si shoppa 10. Si può? Ma no, ma su Instant Gaming non penso esistano le card da 10, però. Da 5, scusa. Con questi ultimi 10 si arriva a 500 aperti in questa live. Sicuro contati, si arriva a 501. Siamo a 491. Secondo me Nico non riesce a pagare le bollette. Ma no, sicuramente non riesco, aiutatemi. Allora, sub gratuita col Prime. Mi aiutate? Ma io ti giuro sarà in questo. È sempre così, oh. Shopee sta al primo, guarda. Non lo troverai mai. Leggendaria, te l'ho detto io, te l'ho detto, Materiali? Newcastle. No, il Mirage. Beh, per Mirage abbiamo trovato skin, sfondo, posa, esecuzione. Il 69, dai. Questo è il 400, ma no, ma perché è vero. Vediamo. Mamma mia, 400. Cazzo. No, ma sono veramente così bastardi da lasciarlo al 5 centesimo, veramente. Attenzione. Che infamata. Magari al 5 centesimo. Eccolo! Eccolo. Quindi, quindi aspetta, sì. No, no, perché conta quelli del Battle Pass e d'evento al 5 centesimo, fidati. Grazie, Zucca, grazie per la sub. Sabbatevi adesso. Diventate famosissimi. Cosa? Adesso bisogna aspettare che si aggiorni la copertina di Twitch. Adesso bisogna aspettare che si aggiorni la copertina. Si aspetta, si resta qua a guardare. Prego, grazie a te. È stata una serata emozionante. Emozionante. No, minchia, madonna, due ore e quaranta ad aprire pacchetti. Cioè, non pensavo mai che avrei fatto una cosa simile. Easy. 2:40 ad aprire pacchetti, grazie Andrea. Sabba, attenzione. 2:40 ad aprire fottuti pacchetti. Sì, sto video esce domani, figa. 2:40 per editarlo, almeno 8 mesi ci metto. Per chi starà guardando questo video su YouTube, questi pacchetti li abbiamo aperti. Cosa siamo adesso? Aspetta, 20 giugno 2020? 20 giugno 2020. 20 giugno 2020 alle 23:43. No, è il 22/9 del 2022. Tra 17 minuti sarà il 23/9/2022. Shoppati tutti i 50, no, la maggior parte tenuti da parte. Non apriva pacchetti dal livello 200. Immaginati però trovarne un altro nei prossimi 8. Ma questi si terranno. No, davvero. Oddio, è vero, sì. Li è vero. Nico,
Vabbè, no, ti lascio l'onore, ti passo il controllo. Grazie. Lo fai comunque facendolo vedere. Però è anche un'ora che lo facevo. Ma no, sì, ho capito. Però, cioè, hai tenuto da parte 400 pacchetti. Almeno lo sblocchi tu, ci meglio. Cioè, hai tenuto da parte. Stanno piangendo. No, che almeno poi, cioè, io ho paura che magari mi sclicco, crafto per sbaglio la skin di Bangalore. Non mi prendo responsabilità. No. Te l'ho passato, sì. Me la YouTube. Ok, perfetto, vai. Quando vuoi. Grazie, Peppe. Per palesemente l'Irlum più bello del gioco. Adesso ci devi tryhardare su sto cazzo di Vabbè, tryhardà, ma che tryhardà? 100.000 danni li fa subito, li fa. Magari 100.000. Minchia, è vero, adesso c'hai... Guarda, il primo Blowdown dal mondo c'ha 180.000 kill. Oh, ci meglio di Bloody, skin ci meglio... E metti il Bloody, però, cioè, ci sta il Mirage in lobby, non si può vedere. Minchia, non si può vedere. Oh, tutto sto casino per sta skin, fa male al cuore. Lo so. Immaginatevi essere qua da 3 ore, aver visto 3 ore di pack opening, per poi veder spesi i cimeli trovati per la skin Heirloom di Blowdown. Lo so. Sì. Comunque, ringrazio la gente che è rimasta, questi... quanti sono? 300 persone che hanno visto questa cosa. Madonna. Grazie a tutti. Ma grazie a te, è stato bello, è stato divertente. Una cosa da fare, da non riprovare, ma da fare. Ci vediamo. Allora ci risentiamo tra 2 anni. Ci risentiamo tra 2 anni, i prossimi 500 pacchetti, madonna. Sì. Dopo 3 ore. Ci risentiamo i prossimi 408 pacchetti. Se poi non è un altro cimelio, la domanda è che me pio? Niente. Ma va tranquillo che ora che tu rimetti da parte 500 pacchetti avranno già inventato, non lo so, gli sfondi banner cimelio. L'emote cimelio. Lo sai che gli dico? Bella raga. Bella Giorgio. Grazie ancora, ci sentiamo, ci becchiamo. Ciao. Bella te. Ti libero l'account, faccio logout. Ciao. Così non si può giocare. Prenderò provvedimenti assolutamente non verso di lui, ma verso il delay della live. Guardalo qua. Col Bloody skin cimelio. Ragazzi, grazie per la visione. Lasciate un bel mi piace per questo video. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi, che saranno più corti, immagino, a meno che non trovi altri pazzi che tengono pacchetti da parte da 8 anni. Ci vediamo tutte le sere alle 18 su YouTube con un nuovo video, tutte le sere in live su Twitch alle 21, link in descrizione. Buona serata.